Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Nel cuore della notte, sotto la luce pallida della luna piena, si aggirava un vecchio castello abbandonato ai confini di un piccolo villaggio. Si diceva che il castello fosse infestato da un presunto vampiro che si nutriva del sangue dei vivi per sopravvivere. La leggenda narrava che il vampiro fosse un nobile signore che aveva stretto un patto con le forze oscure per ottenere l'immortalità, ma a un caro prezzo. Doveva nutrirsi di sangue umano per rimanere in vita. I contadini del villaggio raccontavano storie di persone scomparse misteriosamente, con segni di morsi sul collo e un'espressione di terrore fissata sul volto. Ogni notte, si udivano lamenti provenire dal castello e l'odore di sangue aleggiava nell'aria. I più coraggiosi si avventuravano nei pressi del castello per cercare di scoprire la verità dietro quelle voci, ma nessuno tornava mai indietro. Una notte, un giovane avventuriero decise di sfidare il vampiro e risolvere il mistero una volta per tutte. Indossando una croce di ferro al collo e armato di una spada ben affilata, si avventurò nel castello deserto. Le pareti erano coperte di ragnatele e polvere, e l'aria era gelida e umida. Mentre esplorava le stanze oscure e disadorne, sentì uno strano sibilo provenire da dietro di lui. Si voltò di scatto e vide una figura misteriosa emergere dall'ombra. Era un uomo pallido e dagli occhi rossi come il sangue, con lunghe zanne affilate come lame. Era il vampiro, il signore delle tenebre che si cibava del sangue innocente. Il giovane brandì la spada e cercò di colpire il mostro, ma questo si dimenò agilmente e gli sferrò un morso mortale sul collo. Il giovane sentì il calore del suo sangue colare via e la vita abbandonarlo lentamente. Mentre giaceva morente sul pavimento freddo, vide il vampiro sorridere maleficamente e sussurrare: «Ora anche tu appartieni a me». E così il presunto vampiro continuò a spadroneggiare nel castello abbandonato, nutrendosi del sangue dei sfortunati che osavano avventurarsi nei suoi domini. La leggenda del vampiro del castello divenne parte integrante della cultura del villaggio, un monito per chiunque osasse sfidare le forze oscure che si nascondevano nell'ombra della notte. Era una notte oscura e tempestosa in un antico castello situato in cima a una collina isolata. Il vento ululava sinistramente attraverso le alte finestre gotiche mentre la pioggia battente si abbatteva contro le mura di pietra consumati dal tempo. All'interno del castello, un'atmosfera di terrore e mistero avvolgeva i suoi corridoi bui e passaggi segreti. Si raccontava che il castello fosse abitato da un presunto vampiro. Un essere maligno e assetato di sangue che si aggirava tra le ombre della notte in cerca di vittime da tormentare. Le leggende narravano di come il vampiro si nascondesse di giorno in un antico sarcofago nascosto sotto il castello e si svegliasse solo quando la luna piena illuminava il cielo notturno. Una giovane ragazza di nome Elena si trovava accidentalmente intrappolata nel castello durante una tormenta e dovette cercare rifugio per la notte. Mentre esplorava il castello alla ricerca di un posto sicuro dove riposare, sentiva una presenza malefica che sembrava seguirla ovunque andasse. All'improvviso, un'inquietante figura sbucò dall'ombra e si rivelò essere il presunto vampiro. Con occhi assetati di sangue e un sorriso minaccioso sulle labbra pallide, il vampiro si avvicinò lentamente a Elena, che era paralizzata dalla paura. Il vampiro raccolse un pugnale affilato e si preparò a mordere il collo di Elena per nutrirsi del suo sangue. Ma proprio quando sembrava che tutto fosse perduto, Elena riuscì a sfuggire alla sua presa e a scappare attraverso i labirintici corridoi del castello. Mentre correva per la sua vita, il vento ululava più forte e i passi pesanti del vampiro echeggiavano dietro di lei. Alla fine, Elena riuscì a trovare un'uscita segreta e a fuggire dal castello, mentre il vampiro rimaneva intrappolato nelle sue antiche mura. Da quel giorno in poi, la gente del luogo evitava il castello come la peste, temendo l'oscuro potere del presunto vampiro che si diceva ancora si aggirasse tra le sue ombre. E Elena, sebbene fosse riuscita a sfuggire alla sua terribile sorte, portava con sé il ricordo di quella notte come un'ombra che non avrebbe mai potuto cancellare. In un piccolo villaggio immerso nelle tenebre della notte, circondato da una fitta foresta e avvolto dal mistero. Le persone del villaggio vivevano nel terrore di una leggenda che da generazioni si tramandava, la leggenda di un presunto vampiro che si aggirava tra le ombre delle case, divorando l'anima di chi osava avventurarsi troppo vicino al cimitero abbandonato ai margini del paese. I residenti del villaggio raccontavano storie di sparizioni misteriose,
di sangue versato e di urla strazianti udite nel cuore della notte. Si diceva che il vampiro fosse un essere antico e crudele, assetato di sangue e invisibile agli occhi umani, capace di trasformarsi in una nube di nebbia e di nutrirsi dell'energia vitale delle sue vittime. Una notte di luna piena, una giovane donna di nome Eleanora decise di sfidare il terrore e di scoprire la verità dietro alla leggenda del vampiro. Armata di coraggio e di una fiaccola, si avventurò nel cuore della foresta oscura, fino a raggiungere il cimitero abbandonato. Lì, tra le lapidi rovinate e i cespugli intrisi di brina, vide una figura scura e sinistra avvicinarsi a lei con passo lento e silenzioso. Il vampiro era alto e pallido, con gli occhi rossi come il sangue e i denti affilati come lame. Sorrideva con malizia mentre si avvicinava sempre di più a Eleanora, che lo fissava con terrore misto a fascino. Il vampiro le sussurrò parole incantate e tentatrici, promettendole potere e eterna giovinezza in cambio del suo sangue. Eleanora sentiva il richiamo del male avvolgerla come una rete mortale, ma riuscì a resistere alla tentazione e a fuggire dal cimitero, portando con sé il segreto del vampiro e la consapevolezza che il male era sempre vicino, pronto a reclamare le anime perdute. Da quella notte, il villaggio visse nel terrore e nell'incertezza, consapevole che il vampiro era ancora in agguato tra le ombre della notte, pronto a colpire di nuovo e a mietere nuove vittime nel suo perenne desiderio di sangue e di morte. La leggenda del presunto vampiro continuò a vivere nel cuore dei residenti, trasformandosi in un'oscura fiaba gotica che nessuno osava dimenticare.